Agnira, c'era. Perché mi è venuta la malaria. Dove? In Germania, mentre stavo per rientrare. E c'era un'infermiera che veniva a fare le punture contro la malaria. E allora mi faceva sempre arrabbiare. Camerata, davai Zacurici. Camerata, fumiamo una sigaretta. E allora si fumava, mi facevano sempre arrabbiare, così stavamo bene, insomma, discretamente. Nell'ospedale. Non volevano mica che mi dicessero che io avevo la febbre, perché altrimenti mi scaricavano. E difatti è stato così. A un bel momento hanno detto, ma se noi lo lasciamo qui, questo muore. E allora l'hanno informato il sergente. Stava venendo a casa, erano già pronti per venire a casa, erano in treno. Lui aveva tre amici con lui che erano qui di Porto Maggiore. A lui ci è venuta questa febbre alta e gli amici hanno avvisato il caporale che lui stava male. Loro l'hanno messo scaricato, l'hanno messo in ospedale e lì l'hanno curato. Poi quando è stato bene ha preso il viaggio per venire a casa ed è arrivato a casa l'11 novembre del 1945, quindi non so quanto tempo siete stati in viaggio per venire a casa. Molto tempo, andavamo più forte noi a piedi che in treno. Ma sul serio, eh? Si fermava in treno, per il momento si fermava. E noi andavamo a raccogliere le rape, le patate, tutto quello che si poteva pur di mangiare un poco. Eravamo comandati da un maggiore dell'esercito. Qui, è tedesco. E ha detto, non ci andava a rubare la notte, quando si poteva. Si girava attorno al filo spinato che avevano chiuso, di modo che noi non potevamo andare via. Se si poteva andare via, o se uno tentava, ecco, c'era il filo spinato. Soltanto che avesse toccato il filo spinato, pam! Sparavano, meno mai sparare. No? Io ho sempre subito, però ho detto voglio morire io, non voglio che mi ammazzano. E così, allora quel maggiore lì, quando noi si rubava, alla mattina c'era un sergente che presentava la forza. Cos'è successo questa notte? Tutte le informazioni possibili. Dice, è il primo che troverò che è andato a prendere le patate o rubare qualcosa d'altro, lo pagherà per tutti gli altri. E fin adesso ho sempre perdonato. Ha detto così dal primo giorno fino al giorno che siamo venuti a casa. Ci ha salutati tutti, stretto la mano e ha fatto tanti auguri. Io sono venuto a casa per quel maggiore lì, perché c'era un tenente, gli era fetente, era una cosa disastrosa. Invece quel maggiore lì li ha messi tutti a tacere e noi siamo arrivati a casa.